l'apertura della stagione post-estate, un'estate clamorosa dal punto di vista degli eventi culturali, di spettacolo e festa, apre una stagione che consolida sempre di più la Puglia quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. Un festival internazionale dedicato alla fotografia, una delle forme di espressione dell'arte più forti, più significative. Giunto alla nona edizione, e quando si va verso i 10 anni vuol dire che l'evento si è radicato nel territorio, ha saputo intercettare il bisogno culturale di questo territorio, di questa regione, non soltanto di Monopoli, e quest'anno va ad affrontare un tema impegnativo, il tema del sogno. Dopo tante branche della cultura, dell'arte esplorate in questi anni, oggi si va ad esplorare il tema più complesso, il sogno, nel 100° anniversario del manifesto del surrealismo di André Breton, con una mostra straordinaria dedicata a Man Ray, che è stato uno degli interpreti più significativi di questo filone d'arte. Da parte mia, in nome di Regione, del Presidente Emiliano, il ringraziamento profondo alla squadra straordinaria, giovanissima, molto sul pezzo, molto orientata alla ricerca, che ha lavorato in questi anni su questa iniziativa, che ormai possiamo considerare una delle iniziative di riferimento del palinsesto culturale e vorrei dire anche turistico della nostra regione. In una città, Monopoli, che turisticamente sta esplodendo, ma ha scelto di orientare il suo successo turistico ad una prospettiva di qualità, di cui Fest è una delle massime espressioni.